Thank you.
parlata di...
Marina. Dai su. Meno male che ci sei, Franco, se manchi te qua, ti ho voluto, eh. Sono 60 anni per me. Quante processioni hai fatto? 60. Hai visto? Thank you.
Franco! Thank you.
arrivando, eh. Grazie ragazzi.
Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benvenuti a tutti. E questa è la festa patronale, il nostro patrono, colui che ci raduna, che ci mette insieme, che ci raduna come famiglia, come autorità, come persone del popolo che seguono il Santo. Ed è un onore per noi avere qua anche Don Massimiliano, che è stato parroco, non c'è bisogno di presentazione perché sapete vita, morte, miracoli, e anche lui di Flumini. Ed è bello poter ascoltare da lui questa festa, quello che sente dentro il mio cuore in onore di Sant'Antonio. Allora ci disponiamo a questa celebrazione. Con il canto e con quella piccola frase che dà inizio alla maggior parte delle celebrazioni cristiane, abbiamo dato inizio a questa celebrazione. Una piccolissima frase, il Signore sia con voi, pochissime parole, però possiamo dire che condensano tutta la predicazione di Cristo. Dire ai presenti, il Signore sia con voi, significa dire a Gesù Cristo, non abbiamo dimenticato nessuna delle tue parole. Tu ci hai detto di cercare Dio, non nei santuari fatti di pietra, ma nei santuari fatti di carne, nelle persone che abbiamo attorno. Abbiamo vissuto il battesimo che ci ha consacrato in tal senso. Le parole che normalmente si dicono sono queste, che noi chiaramente, non essendo capaci di intendere e di volere, non le teniamo a memoria. Umilmente ti preghiamo, libera questa creatura dal peccato originale e consacrala, tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo. Non so voi, ma io credo che posso amaramente trarre la conclusione che dentro questa dimora spesso alloggio di tutto, accolgo di tutto, magari le parole dell'orgoglio, le parole dell'egoismo, e magari Cristo, che è l'ospite per eccellenza, spesso lo lascio alla porta. Credo che questa esperienza, di peccato che faccio io, alla fine sia un qualcosa di condiviso. È per questo che all'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono, per tutte le volte che non siamo stati una dimora accogliente. È il modo migliore per onorare Sant'Antonio e per unirci, in questo senso, nella stessa preghiera e predisporci all'ascolto della stessa parola. Chiediamo perdono allora per i nostri peccati.
Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece di una della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Parola di Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rende stabile la tua fedeltà. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio, con l'eccellenza della parola e della sapienza. Io ritengo, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono sui discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Parola di Dio. Diceva loro, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai della sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa.
se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore.